La fisica ha applicazioni anche in campi molto lontani, per esempio la medicina. Qualche video fa ho accennato al fatto che gli acceleratori di particelle venissero utilizzati anche in medicina. Ne parliamo bene dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Noi sappiamo che la radiazione ionizzante è capace di penetrare all'interno del corpo umano e di rompere il DNA. Questa caratteristica è stata utilizzata sin dai primi anni del Novecento per curare i tumori. I pazienti venivano esposti a radiazione ionizzante per curare i tumori. Infatti le cellule tumorali hanno la caratteristica di non poter riparare i danni dovuti a radiazione ionizzante. E quindi, quando vengono colpiti da radiazione ionizzante, muoiono. A differenza dei tessuti sani che hanno la capacità di ripararsi da questi danni. Nonostante le cellule sane siano in grado di riparare i danni dovuti a radiazione ionizzante, è pur vero che comunque bisogna limitare l'esposizione dei pazienti alla radiazione ionizzante. Nel 1960 il LINAC, l'acceleratore lineare, venne utilizzato anche in medicina con le apposite modifiche. E infatti era in grado di ruotare attorno al paziente e direzionare quindi il fascio di radiazione verso il tumore. Nasceva così la radioterapia. In radioterapia si utilizzano i raggi X per colpire i tessuti tumorali e ucciderli. Gli acceleratori in radioterapia vengono utilizzati per accelerare gli elettroni e farli scontrare contro un bersaglio fisso in tungsteno. Da questo scontro nascono i raggi X. Anche se le cellule sane sono in grado di riparare i danni, vanno comunque preservate dall'esposizione alla radiazione ionizzante. Ed è per questo che la radioterapia si divide in sedute e non si dà tutta l'energia in un'unica seduta, ma si divide l'energia in diverse sedute. Accanto ai medici ci sono anche le figure di fisico medico. Un'altra applicazione degli acceleratori di particelle in medicina è l'adroterapia. In questo caso non vengono accelerati elettroni, ma vengono accelerati adroni, che sono delle particelle pesanti, per esempio i protoni. Infatti esiste la protonterapia. L'adronterapia sfrutta lo stesso principio della radioterapia. Le cellule tumorali muoiono se sottoposte a radiazione ionizzante. In questo caso qui vengono utilizzati sincrotroni e ciclotroni, che sono due acceleratori di particelle circolari. Nei ciclotroni ci sono due elettrodi a forma di D, uno positivo e uno negativo, che vengono scambiati, cioè quello positivo diventa negativo e quello negativo diventa positivo. Questo permette alla particella di muoversi da una D a un'altra in modo tale che formi delle spirali. Nel sincrotrone invece si predilige una traiettoria circolare di raggio fisso e quindi si sono disposti i magneti in modo tali da mantenere la traiettoria prefissata. La cosiddetta luce di sincrotrone viene anche utilizzata per l'imaging, quindi nella diagnostica, non solo nella cura. Esistono tre centri in Italia che fanno adronterapia: uno a Catania, uno a Trento e uno a Pavia. Gli acceleratori vengono utilizzati anche per la produzione di radiofarmaci. I protoni o gli ioni accelerati vengono fatti collidere su dei bersagli fissi. In questo urto con i bersagli fissi vengono prodotti isotopi radioattivi che poi vengono utilizzati come radiofarmaci. Questo è tutto per oggi, mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video.